Salve a tutti, siamo qui alla PBS Convention 2021 per parlare in questo momento di sponsorship. Io sono Andrea Annunziata e sono il titolare della Sporting, Sport Marketing e Comunicazione nel settore sportivo. Per parlare di sponsorizzazione, la cosa da cui inizialmente partire per comprenderle al meglio è questo tipo di dato. Ovvero a livello globale le sponsorizzazioni sono il veicolo di promozione preferito dalle aziende e a dircelo ce lo dicono i numeri. Questo perché? Perché guardando i dati noi notiamo che le sponsorizzazioni nell'anno passato, nel 2021, hanno complessivamente dato spesa a 48,4 miliardi di dollari. Parliamo di tutti gli eventi sportivi a livello mondiale. La spesa sui social ADV, ovvero quella che viene fatta sui social network, quindi Facebook, Instagram e tutti gli altri social network, complessivamente ha dato una spesa di 30,9 miliardi di dollari, quindi all'incirca, possiamo dire, 17 miliardi di dollari in meno. Le previsioni, e questo è interessante, del social advertising nel 2024 faranno raggiungere i 39,5 miliardi di dollari, cioè tra 4 anni, in previsione, la spesa che attualmente già c'è sulle sponsorizzazioni non verrà ancora raggiunta. Quindi significa che da qui ai prossimi 4 anni le sponsorizzazioni, se non diminuiranno, sostanzialmente saranno ancora il vettore di pubblicità maggiormente utilizzato dalle aziende. E questo significa sostanzialmente una cosa, che lo sport è un veicolo straordinario e che abbiamo in mano qualcosa di molto potente da poter presentare ai nostri potenziali sponsor. Ma per capire le sponsorizzazioni, in specie le sponsorizzazioni italiane, è giusto andare a vedere quella che è la storia delle sponsorizzazioni in tutti questi anni. Possiamo dire in linea di massima che le sponsorizzazioni per larga diffusione sono iniziate negli anni 80, c'erano già ovviamente negli anni 60 e 70, ma erano qualcosa dello sport di elite sostanzialmente, mentre negli anni 80 abbiamo visto una diffusione più capillare. Il concetto però era molto semplice, cioè da sponsorizzare c'era lo sport, l'atto sportivo. E quindi si vendevano sostanzialmente gli spazi a bordo campo, i loghi sulla maglietta dello sponsor, magari la tuta, il giaccone, la borsa. E questo era tutto quello che andava alla fine a essere la sponsorizzazione. Negli anni 90 però si è capito che lo sponsor non era più soddisfatto di quel ritorno, non aveva dei vantaggi effettivi. E quindi si è pensato di andare oltre, di andare a quella che viene definita la comunicazione integrata, che significa avere modi diversi di parlare ai diversi soggetti coinvolti all'interno della società sportiva. Per cui abbiamo uno sponsor che parla in maniera più capillare ai tesserati, l'altro che parla di più ai tifosi, l'altro che parla di più agli altri sponsor, piuttosto che ai dirigenti stessi dell'azienda, dell'azienda sportiva ovviamente. E di conseguenza ogni, diciamo, soggetto coinvolto dallo sponsor ha una comunicazione personalizzata. Lo stesso sponsor, il singolo sponsor, può avere una comunicazione differente per tutti i soggetti prima elencati. Quindi c'è ancora molto da fare perché lo sport presenta queste potenzialità che sono tutto sommato ancora inespresse nella gran parte delle realtà sportive, rivitalizzabili con operazioni di marketing e comunicazione adeguatamente pianificate, misurate e differenziate, perché poi appunto la comunicazione integrata è il vettore che ancora oggi, nel 2021, può essere molto importante, anche perché il mondo della comunicazione ci dà altri modi di comunicare. I social sono ad esempio un altro soggetto, un altro vettore che può chiamare lo sport e lo sponsor a
comunicare con soggetti differenti, perché i follower che ci sono online sono un soggetto che prima non era presente. Quindi è necessario avere una strategia che focalizzi i pro e i contro dei target coinvolti, le aziende, le società sportive e gli utilizzatori finali. Perché non tutte le aziende possono comunicare con tutti gli utilizzatori finali che noi abbiamo o con una parte di essi, e non tutte le società sportive possono avere tutti gli sponsor di tutti i tipi di aziende. I nuovi approcci di marketing sono ancora molto lontani dallo sport e da quanto lo sport coinvolge. C'è da dire però una cosa interessante, che bisogna capire ovviamente perché le aziende sponsorizzano. E per fortuna le ragioni per cui le aziende fanno sponsorizzazioni non sono tante. Prendiamo il caso di Coca-Cola che è in questa immagine. Quali sono le eventuali quattro ragioni che possono indurre Coca-Cola a sponsorizzare? La prima è facilitare l'avvio di una conversazione con il consumatore. Quindi in questo caso noi abbiamo un consumatore che non lo è ancora e che deve essere invogliato all'utilizzo di un prodotto. Inventiamoci, non so, una Coca-Cola Energy, per cui coloro che consumano solo integratori non hanno ancora mai utilizzato Coca-Cola perché non esiste un integratore al gusto di cola. Coca-Cola interviene all'interno di una o più attività sportive per promuovere questo tipo di nuovo prodotto e avvia così una conversazione con un consumatore di integratori che fino adesso lui non aveva come consumatore. Un altro caso potrebbe essere crea una migliore relazione con il consumatore. Qui abbiamo un consumatore di Coca-Cola saltuario e nel momento in cui questo tipo di azienda vuole incrementare le vendite, cerca una relazione migliore con questo consumatore. Come lo fa? Sponsorizzando la sua squadra del cuore. In qualche modo entra nella famiglia, nella tribù della sua squadra. E questo di per sé può essere un vettore che aumenta i consumi. Voi che siete appassionati del baseball sapete benissimo che in America quando uno sponsor sponsorizza una squadra, i tifosi di questa squadra diventano immediatamente, nella stragrande maggioranza dei casi, nel più del 50% dei casi, consumatori di quella determinata marca. In questo il campionato NASCAR di auto in America è sensazionale. L'80% dei tifosi della NASCAR, quando arriva uno sponsor, consumano quel tipo di prodotto, quel tipo di marca. Costruire legami più saldi e duraturi. Allora, in quel caso lì, abbiamo un consumatore che magari è già assiduo, ma lo vogliamo fare diventare, fatemi dire, dipendente dal nostro tipo di prodotto. E allora facciamo in modo che ci siano delle attività, dei concorsi, degli eventi a lui dedicati, collegati alla sua squadra del cuore, e in quella maniera andiamo a creare un legame maggiore. Offrire partecipazione emozionale, per cui abbiamo già un consumatore importante del nostro prodotto, però lo vogliamo far diventare qualche cosa di più, qualcosa il cui legame non si potrà mai più spezzare. E solo le emozioni legano un legame, creano un legame così forte. E di conseguenza che cosa creiamo? Creiamo quello che potete vedere ogni tanto quando ci sono i grandi eventi sportivi, per cui si vincono biglietti, si vince la possibilità di andare a contatto con il campione del cuore, si creano questi eventi in cui si può veramente vivere lo sport che amiamo nella modalità più forte possibile. Questo può essere fatto sia quando si parla appunto di sponsor che si legano a tifosi, sia nel caso di sponsor che vogliono far vivere
un'emozione importante ai propri clienti, perché sono ad esempio clienti aziendali, per cui invitano altri manager e tutto quello che noi abbiamo detto prima lo possono creare attraverso le sponsorizzazioni, invitando ad esempio i manager a una partita di una società sportiva che sponsorizzano. E questo creerà maggiore business, come è già diciamo un'abitudine nel mondo sportivo americano. Molti degli affari che le grandi multinazionali fanno in America lo fanno durante una partita dell'MLB piuttosto che dell'NFL o di altre attività sportive americane molto importanti. Tante sono le opportunità, le modalità in cui il marketing crea opportunità per gli sponsor. Qui ci sono vari nomi: relationship marketing, one-to-one marketing, permission, viral o guerriglia marketing. Tutti questi sono nomi che identificano sostanzialmente una cosa molto semplice: il tipo di relazione che si va a creare con le persone. Quello che è importante è sempre mantenere la persona al centro. Per quanto riguarda una società sportiva, è importante nel momento in cui io vado a cercare sponsor, mantenere un contatto di persona, non società sportiva azienda, ma persona responsabile delle sponsorizzazioni e persona responsabile del marketing all'interno dell'azienda, per creare un rapporto personale. Questo tipo di rapporto poi verrà in qualche modo trasportato in quelle che sono le sponsorizzazioni, che avranno sempre la persona al centro. E questo è un modo molto semplice e appassionato di poter in qualche modo diffondere le sponsorizzazioni, sia che sia la sponsorizzazione da vendere all'azienda, sia che sia l'azienda a dover vendere la propria sponsorizzazione all'interno della nostra realtà sportiva. Relazioni, e questa è la parola chiave. Lo sport può davvero creare occasioni importanti di relazione tra i soggetti coinvolti. E i soggetti coinvolti non sono solo la società sportiva e le aziende, sono ben tre. Sono lo sport, perché aumenta la notorietà e l'appeal. Immaginate Coca-Cola. Nel momento in cui va a sponsorizzare una determinata società sportiva, pensate alla vostra, se venisse sponsorizzata da un marchio così importante, sicuramente avrebbe una notorietà maggiore e significherebbe anche, come dire, un attestato di qualità per quella realtà sportiva, perché una realtà così importante a livello aziendale vi riconosce e vi fa da sponsor. L'azienda allo stesso tempo ha qualche cosa di positivo, perché crea offerte particolari in un target selettivo e motivato, per cui vi sceglie perché la vostra realtà ha all'interno dei target che gli interessano, su cui spingere il proprio prodotto e poterlo vendere maggiormente. Quindi alla fine l'azienda quello che cerca è in qualche modo di avere maggiore penetrazione nel mercato del proprio prodotto. E poi ci sono gli sport users, ovvero coloro che utilizzano lo sport, siano essi i tesserati, i tifosi o altri tipi di soggetti, che possono avere questi trattamenti privilegiati per i prodotti e i servizi che l'azienda va a produrre. Perché, come abbiamo detto prima, abbiamo offerte particolari, e queste offerte particolari vanno a vantaggio di qualcuno. Per qualcuno sono appunto gli sport users. Una cosa non irrilevante, perché alla fine fa contenti ben tre soggetti, e non è una cosa banale. Il modo per poterlo fare diventare, come dire, qualcosa di profittevole per tutti è rendere lo sponsor come parte del team. Quello che molto spesso noi ci dimentichiamo è di creare questo rapporto con lo sponsor in modo che sia parte della tribù, perché alla fine le società sportive
le realtà sportive in generale sono delle tribù e queste sono quelle che cercano le aziende. Per un'azienda quindi diventare protagonista di un evento sportivo o partner di una scala vuol dire avvicinarsi agli spettatori condividendo le loro passioni e interessi senza interromperli mentre fruiscono del loro sport. Perché questa è la differenza tra lo sponsor e quello che abbiamo visto prima, l'advertising, anche dei social network, ma anche quello della televisione. Perché durante un evento sportivo, lo sponsor, facciamo ad esempio della maglietta o a bordo campo, non interrompe l'evento sportivo. Mentre io utilizzo, facciamo l'esempio Facebook, la pubblicità interrompe in qualche modo il flusso di informazioni che io cerco. Lo stesso vale per la pubblicità in TV, non ne parliamo, quella è invasiva in una maniera allucinante. Quindi lo sponsor all'interno dell'evento non interrompe, ma anche se sono all'interno dell'evento, nel senso che sono sugli spalti, lo sponsor non mi interrompe, sia perché, abbiamo detto, a bordo campo o sulla maglietta delle realtà sportive che stanno facendo la competizione, ma anche con quelli che sono i momenti ludici che si creano durante l'evento. Per esempio quando si lanciano i cappellini, quando si creano momenti di gioco all'interno del campo in cui diciamo, gli spettatori diventano parte integrante dell'evento stesso, e sono tutti momenti creati dagli sponsor, e sono momenti in cui lo sponsor toglie le barriere tra se stesso e quelli che sono i potenziali target che ci sono all'interno, diciamo, della realtà sportiva. E questo è interessante perché c'è un obiettivo importante, proprio perché si è notato che sempre più spesso i consumatori scelgono i brand attraverso i medesimi percorsi cognitivi con cui scelgono amici e partner. Per cui per gli sponsor essere visto come un amico è qualcosa di ineguagliabile, e tagliare una di quelle barriere che possono permettere a quel potenziale target di acquistarlo. Quindi i buyer tifosi non vogliono più unicamente prodotti efficaci, ma anche aziende che condividano con loro i valori e che abbiano a cuore le stesse cause, che sostengono con le stesse passioni. Lo sponsor quindi non deve vendere, si rende partecipe dell'evento. A differenza dell'advertising tradizionale, che opera in modalità push, ovvero opera in modalità di vendere in maniera totale quello che sta promuovendo, quindi compra. Gli strumenti del marketing sportivo, come le sponsorizzazioni, funzionano tramite tecniche di inclusion. Come abbiamo detto, sono esattamente questo tipo di strategia, ovvero, come c'è scritto sotto, vedi, sono qui con te, sostengo la tua squadra del cuore, condivido lo stesso amore e lo stesso percorso. Siamo parte tutti della stessa squadra. E questa è la modalità nuova che abbiamo parlato di comunicazione integrata, che dagli anni 90 fino ad oggi sta funzionando perfettamente. È una cosa molto importante da andare a proporre, ovviamente, anche agli sponsor che fino adesso magari voi avete e non hanno ancora utilizzato questo tipo di modalità di sponsorizzazione. Aggiornarli a questa modalità potrebbe essere la carta vincente per averli ancora per lungo periodo e per attrarre anche nuovi sponsor, magari che si sono persi in tempi addietro proprio perché non avevano trovato un modo efficace di potersi proporre al target della vostra realtà sportiva. Questo è ad esempio un modo molto ingegnoso che una società di basket, la Pistoia Basket, ha declinato in questo periodo di pandemia. Ci hanno creato delle mascherine brandizzate, come potete vedere nella foto sulla destra, da una parte c'è il logo della società, dall'altra c'è il logo dello sponsor. Cosa è successo? Queste mascherine sono state prodotte in un numero di pezzi
ogni volta che c'era una partita di casa con uno sponsor differente. Un numero di pezzi di mascherine veniva utilizzato dallo staff piuttosto che dai giocatori o dall'allenatore durante le interviste, in modo che lo sponsor avesse la maggiore visibilità possibile della propria mascherina e del proprio logo, ovviamente. Allo stesso tempo si è andato a creare un gadget per la realtà sponsorizzante, perché ovviamente i pezzi non venivano utilizzati tutti dalla realtà sportiva, una parte andava allo sponsor che da quel momento aveva un gadget da poter offrire a eventuali aziende che andava a contatto o a eventuali potenziali clienti di vario genere e tipo. Quindi un gadget assolutamente al passo con i tempi, però nella sua semplicità assai efficace. Questo è un modo molto semplice in cui gli sponsor di questa realtà sportiva di pallacanestro hanno detto: siamo con voi, siamo in questo momento difficile e continuiamo a sostenere la realtà sportiva. Pensate, ad esempio, le immagini e i video di queste annate così funeste con il Covid, che vedranno le immagini di queste mascherine con gli sponsor presenti in questo periodo difficile. Sicuramente quei marchi, qualora esisteranno anche fra 10-20 anni, avranno ancora un effetto estremamente positivo sulla loro immagine, sull'immagine di quell'azienda, perché in un momento così complesso erano al fianco di realtà sportive della zona, come ad esempio in questo caso. Quindi un esempio che può essere anche replicato da voi tranquillamente è quello appunto della mascherina, che può essere una mascherina o per tutto l'anno, oppure, come in questo caso, ogni volta che c'era una partita in casa veniva modificato la mascherina, per cui cambiava lo sponsor. Inevitabilmente quindi possiamo dire che la sponsorizzazione sportiva è migliore e differente rispetto all'advertising tradizionale. Come abbiamo detto prima, l'advertising tradizionale muore in breve tempo. Perché? Perché c'è lo spot, noi vediamo lo spot, non parliamo dell'advertising sui giornali, che muore nel momento stesso in cui giriamo la pagina dopo 5 secondi, e magari non l'abbiamo neanche notato. Muore l'advertising che vediamo di altro tipo, sui social, perché per ogni click che noi facciamo sul Facebook, sulla pubblicità, lo sponsor di quella immagine sui social paga e ha un budget limitato, per cui molto spesso non viene neanche cliccato, e quindi quel advertising non viene neanche notato, e quindi è poco efficace. Mentre l'advertising fatto attraverso la sponsorizzazione è qualcosa che si ricorda, perché ha a che fare con le emozioni. Pensiamo ad esempio alle foto che si fanno durante un evento sportivo, per ricordarcelo. Pensiamo alle foto di eventi sportivi memorabili. Tutti noi ricordiamo Puma come sponsor della nazionale di calcio che ha vinto i mondiali nel 2006. Sono passati ormai tantissimi anni e ancora ce lo ricordiamo. Ci ricordiamo ad esempio grandi realtà sportive che hanno attraversato questi decenni. Pensiamo alla Simmental Milano per quanto riguarda la pallacanestro degli anni Ottanta, per cui ancora oggi ricordiamo quel nome. E sono cose che non si dimenticano, e questo fa la differenza. Perché tutto quello che si ricollega alle emozioni e ai ricordi è qualcosa di indelebile. Una delle evoluzioni che sta avendo la sponsorizzazione nel corso, diciamo, degli ultimi anni, e attraverso il Covid sicuramente ha avuto un'accelerata notevole, è quella della trasformazione dello sponsor a media house. L'esempio più classico è quello di Red Bull, che esiste ormai da anni, ma che a causa anche del Covid
ha avuto, diciamo, tanti replicanti. Che cosa è Red Bull TV? È sostanzialmente una realtà televisiva che possiamo vedere sui computer, che non esiste un canale televisivo digitale, ma lo possiamo vedere soltanto attraverso il web, dove tutti gli atleti sponsorizzati Red Bull, più tutte le realtà anche dei team, siamo i team di calcio acquisiti dalla Red Bull, hanno un proprio canale dove vanno a generare contenuti sportivi che però sono con una strategia di promozione dei prodotti Red Bull. Per cui non è l'atto sportivo che viene generato e sponsorizzato dall'azienda X, ma è l'azienda che decide il contenuto sportivo da andare a produrre. Ce ne sono tantissimi esempi. Potete andare a vedere il canale Red Bull piuttosto quello di Monster Energy, di cui ad esempio Ken Block con le sue gincane con macchine da rally e non sono diventate molto diffuse tra i giovanissimi. Sicuramente sono esempi che possono essere così interessanti anche per andare a creare contenuti curiosi da mettere sui propri social network. L'evoluzione successiva però a quella della TV creata dallo sponsor è quella che possiamo definire la media house creata dalla stessa azienda sportiva. Non è più una società sportiva che va a creare la media house, ma possiamo definirla una vera e propria azienda sportiva, perché a quel punto si va a creare un qualche cosa di profittevole, ovviamente, perché una media house si viene a creare soltanto nel momento in cui abbiamo una capacità economica tale che ci permette di poterla sostenere e che questa media house sia di per sé stessa un centro di ricavi e non un centro di costi per la nostra realtà sportiva. E che cosa si va a creare? Si va a creare un contenuto sempre maggiore, che può essere ad esempio il replicare le partite memorabili della realtà sportiva in questione, con il commento, ad esempio, di coloro che l'hanno vissuta, che siano i campioni in campo piuttosto che i tifosi che la seguivano. In tutti questi momenti, all'interno della media house, ad esempio, io ho messo l'immagine di quella del Milan, che cosa creano? Creano dei momenti come nelle TV normalissime, per cui ci sarà ad esempio un spazio di 30 secondi in cui ci sarà uno spot di uno sponsor, ovviamente. E in questa maniera si crea una maggiore visibilità. Oppure si creano dei momenti, dei programmi in cui siano gli sponsor passati o attuali della realtà sportiva che si raccontano. E questo è un altro modo di promozionare gli sponsor e di avvicinare o riavvicinare aziende. Se però noi guardiamo l'Italia nel suo complesso per come è adesso e quello che invece è, anziché quello che dovrebbe essere nel suo totalità di realtà sportiva, la realtà media italiana però non è questo rose e fiori, è composta per lo più da dirigenti che sono poco preparati, non sono laureati per essere dirigenti sportivi, l'hanno fatto come passione, come tempo libero, e quindi manca anche un approccio moderno alla sponsorizzazione e una conoscenza adeguata a quello che è il fenomeno digitale. Ci sono adesso, per fortuna, tante lauree che permettono a giovani che hanno la passione e il sacro fuoco, diciamo, per lo sport, di studiare e diventare esperti del settore. Spesso però il dirigente sportivo non è ancora un giovane laureato in questo settore, che viene ovviamente remunerato perché lo fa diventare un lavoro, ma è un pensionato, è una persona che non ha studi specifici per la posizione che va a ricoprire all'interno della realtà sportiva.
molto spesso chi fa marketing all'interno delle realtà sportive è spesso un ex venditore, qualcuno che ha avuto esperienza nel rapporto con gli altri, ma non è un esperto di marketing che conosce le dinamiche del marketing o della sponsorizzazione. Serve quindi una maggiore formazione o di chi è già presente e quindi deve diventare un esperto, e questo lo può purtroppo fare con gli anni e con una formazione adeguata, perché quello che si è fatto fino ad ora, abbiamo visto, non basta più, o più persone preparate ad hoc, quindi integrazione attraverso stage o consulenze di persone formate, laureate in determinate attività specialistiche. Però possiamo comunque capire quali sono le modalità da andare a proporre ai nostri sponsor, vecchi e nuovi. Una delle modalità molto semplici è quella di esporre i propri prodotti o servizi. Dobbiamo dare valore alle sponsorizzazioni che noi andiamo a produrre, perché oramai, come abbiamo visto, il semplice logo su magliette o a bordo campo non basta più. E quindi dare la possibilità di esporre i propri prodotti un certo numero di volte all'interno di eventi sportivi, all'interno della nostra attività, può essere interessante perché va a contatto con i target di riferimento interni alla nostra realtà sportiva. In alcuni casi può essere anche interessante andare a proporre al nostro sponsor di trasformare un proprio prodotto in qualcosa di merchandising interno nostro, per cui magari una parte economica della sponsorizzazione possa essere in qualche modo proposta attraverso royalties o numero di pezzi venduti da parte della realtà sportiva, come creando magari un packaging adeguato. In linea di massima, le boccette o altri tipi di prodotti hanno degli adesivi che vanno a coprire il packaging. Andare a creare un adesivo adeguato e personalizzato per la realtà sportiva può essere un modo interessante di proporre il proprio merchandising. Una leva che mi permette di consigliare in questo senso può essere quella di creare dei progetti specifici interni su cui andare a finanziare, diciamo, con quel tipo di, andare a finanziare con quel tipo di merchandising, per cui comprare mazze nuove, comprare non so, le nuove divise per una determinata categoria, il mantenimento del campo, una tematica che sia a cuore all'interno della TV della vostra realtà sportiva e che possa essere leva per quel tipo di merchandising. Un modo differente può essere anche quello di offrire dei tester. Sappiamo che ci sono delle boccettine, delle modalità di assaggio nel caso in cui siano alimenti, in cui i prodotti possono essere provati dai potenziali sponsor e dai potenziali clienti. Ecco, quelli possono essere dei modi in cui lo sponsor può proporsi in maniera, diciamo, interessante e in qualche modo attrarre l'attenzione. In questa maniera sicuramente si può avere un beneficio di lungo periodo per la marca che sponsorizza, perché viene testata e in qualche modo gradita dal potenziale sponsor, dal potenziale cliente, scusate, e allo stesso tempo vale anche per voi, perché in qualche modo state dando la massima attenzione a quello che è lo sponsor e lo fate andare a contatto con quello che è il suo target di riferimento. Una modalità che sta prendendo sempre più piede e che in Italia invece non è ancora diffusa, ma vi posso garantire che ad esempio in Germania è diffusissima, è quella della raccolta dei dati. Noi in Italia nel settore sportivo siamo ancora allergici alla raccolta di dati. Non mi riferisco ai dati dell'andamento della partita, mi riferisco ai dati relativi
ai nostri tesserati, ad esempio, ai nostri tifosi. Creare dei questionari che siano in qualche modo utili sia allo sponsor sia alla realtà sportiva, possono essere una qualche cosa di vincente per tutti e due i soggetti, nel senso che noi andiamo in qualche modo a chiedere ai nostri clienti che cosa gli piace, che cosa non gli piace di quello che noi andiamo a proporre. Allo stesso tempo vengono aggiunte delle domande che possono interessare allo sponsor, del tipo utilizzi mai il bancomat, che modalità di pagamento utilizzi. Sono tutte domande che possono interessare all'azienda, ma che in realtà possono interessare anche a noi. Perché se ad esempio noi abbiamo appunto uno sponsor banca che ci chiede se utilizzano o meno la carta di credito, il bancomat, sono informazioni che anche noi possiamo utilizzare a nostro vantaggio, perché se scopriamo che utilizzano un determinato modo di pagamento più di un altro, possiamo in qualche modo comprendere come incentivare l'acquisto, ad esempio, del merchandising, piuttosto che del bar o di quello che è il momento ristoro all'interno dell'attività sportiva. O ad esempio, possiamo anche andare a proporre alla banca di creare delle prepagate con il logo della nostra realtà sportiva, perché è comunque una modalità che noi abbiamo riscontrato essere utilizzata in maniera importante dai soggetti, nostri clienti e potenzialmente, ovviamente, target del nostro sponsor. Altra però attività che noi possiamo fare con lo sponsor è presentargli altre aziende, perché non è detto che il consumatore finale sia di interesse allo sponsor. Se vado a vendere ad esempio furgoni, che in molti casi è uno sponsor presente nelle realtà sportive, il rivenditore di veicoli ma anche veicoli aziendali, ecco che allora lo sponsor può essere interessato ad avere come cliente gli altri sponsor, altre aziende di cui noi siamo, diciamo, a contatto, fonti, potenziali fonti. E quindi ecco che possiamo andare, a creare momenti in cui gli sponsor si conoscono tra di loro. Ci sono realtà sportive che creano cene, pizzate, una volta al mese, 3 volte, tre. Una volta ogni 3 mesi, ma in realtà sono tutti momenti proficui per le realtà aziendali perché entrano in realtà in contatto tra di loro. Quei momenti possono essere interessanti anche per le realtà sportive per mostrare alle aziende come stanno andando avanti a proporre gli sponsor e quindi mostrare dei dati, non solo dati che riguardano la vittoria o le sconfitte della società, ma i dati che riguardano come la società sportiva si prende cura delle proprie aziende. E quindi è un modo anche per coccolare i nostri sponsor. Un'altra modalità può essere quella di creare una newsletter nel quale permettere agli sponsor di proporre degli sconti o delle modalità promozionali specifiche per gli altri sponsor presenti ovviamente all'interno della nostra realtà sportiva. Questo database può essere molto interessante per loro. È sempre un modo per entrare in contatto in quello che viene definito il mercato B2B. Ovviamente la newsletter può essere fatta anche nel mercato business to consumer, cioè nel momento in cui noi andiamo a creare una mail promozionale per quelli che sono i nostri tesserati in generale. Questo può essere un modo molto interessante da poter provare. Quello che comunque è importante definire è una comunicazione fatta al meglio. Bisogna definire bene gli obiettivi all'inizio della sponsorizzazione, in modo tale che sia chiaro allo sponsor quello che noi possiamo offrirgli, ma allo stesso tempo, e deve essere chiaro per noi, che cosa dobbiamo offrire allo sponsor. È importante definire i ruoli, cioè chi
all'interno della realtà aziendale che ci sponsorizza e il contatto con cui andare a fare riferimento. Chi è il contatto all'interno della società sportiva? Perché è importante che all'interno della realtà sportiva ci sia un unico referente per tutti gli sponsor. Ripeto, un unico referente per tutti gli sponsor. È troppo importante perché molto spesso quello che succede è che si va a creare una richiesta di sponsorizzazione dove tutti quelli che possono chiedono sponsorizzazioni alle aziende che conoscono. È importante che anche in questo caso ci sia un referente sponsor che alla fine, come dire, raccolga tutte le sponsorizzazioni e diventi l'unico contatto interno alla realtà sportiva, che possa in qualche modo non creare conflitti, perché quello che succede molto spesso è che sponsor, magari di realtà merceologiche simili, si ritrovino ad avere la sponsorizzazione nella stessa realtà sportiva, con problematiche anche per quelle che sono magari le condizioni. Questa è una modalità che ovviamente nel lungo periodo non risulta vincente, quindi è importante avere questo tipo di unico referente. Questo per il momento è quello che ho ritenuto importante dirvi su quello che riguarda la sponsorizzazione. Sicuramente il Covid ha fatto sì che esistesse una, come dire, Covid Revolution. L'andremo a vedere nel prossimo modulo relativo alle sponsorizzazioni. Per intanto io vi ringrazio, vi ricordo appunto della convenzione che è attiva fino alla fine dell'anno con la FIPS e vi invito a rimanere in contatto con la mia realtà attraverso i canali social, oppure se avete interesse ad avere maggiori informazioni attraverso gli altri contatti. Vi ringrazio.